C'è un problema grosso attuale dal governo nazionale, dove hanno fatto sbloccare la moratoria e i sblocchi dei leasing, dei finanziamenti. Sono stati autorizzati sia le banche sia i leasing a farci tassare dalle banche, dai leasing, un doppio interessi. Significa oggi ci ritroviamo dal 1 gennaio con la rata di leasing più un'altra rata a parte che dobbiamo pagare gli interessi di questi 2 anni che siamo stati fermi. Il governo Draghi in questo momento deve intervenire soprattutto sui leasing e sui finanziamenti. Purtroppo dopo 2 anni dall'inizio della pandemia ad oggi queste aziende sono sul collasso economico. Consideri che oggi tutte le spese sono cominciate dal 1 di gennaio, in realtà dai mutui, leasing eccetera. Si è tutto ripreso regolarmente, tutte le esenzioni o le rate diciamo posticipate sono ripartite tutte, è ripartito tutto meno che il lavoro, quindi ad oggi tutte queste aziende che sono qua è perché sono realmente ferme, non hanno mai incassato un euro. Tutti i provvedimenti presi dallo Stato non sono mai stati mirati a questa categoria, però chiaramente c'è il peso della pressione fiscale, delle tasse, degli oneri, degli obblighi che hanno tutti quanti sulle spalle, che chiaramente ci mette in una forte condizione di crisi. Parliamo di 60 giorni di vita ancora, più o meno. Considerando che stanno aprendo tutti i corridoi turistici, quindi noi dovremmo iniziare a lavorare con una spesa maggiore di 40 centesimi al litro, che era il nostro guadagno per la sopravvivenza, quindi noi dovremmo andare a riversare e dobbiamo pagare per coloro che hanno preso i contributi a fondo perduto che noi non abbiamo preso. Questa non è una cosa assolutamente corretta. Tutti i vari soci, tutte le varie associazioni si sono praticamente autospostati presso la piazza, perché ci siamo ritrovati con un silenzio assurdo e totale davanti alla prefettura, con un incontro che sia assessoriale a livello dei trasporti, ma il governo ancora oggi non ascolta, non ci sente, e noi ci ritroveremo in Sicilia a maggio con i turisti fermi, perché noi non abbiamo risorse e non abbiamo modo per poter far uscire i bus. Probabilmente la Sicilia cadrà in un tunnel che non potremo mai uscirci. Le istituzioni sono assolutamente assenti a qualunque tavolo, a qualunque richiesta. Noi abbiamo fatto PEC da 9 mesi e non riusciamo a riconoscere neanche l'assessore dei trasporti, che non viene neanche a parlare con noi. I nostri interlocutori in questo momento è la Digos e la Questura di Palermo, che non è il nostro vero interlocutore, in quanto i politici sono quelli che decidono le nostre sorti. Oggi pomeriggio avremo un incontro con l'assessorato, dove già l'assessore ci ha detto che non sarà presente, e noi continueremo a dormire qua con tutti i pullman, tutte le macchine ferme, fin quando saranno stanchi anche loro di vederci.